Allora, tu cosa pensi? Che non sono riuscito a scendere sotto il tempo dello scorso turno. Vabbè, non ci credo. Buongiorno a tutti! Si vede che fa un po' più di caldo, eh? Siamo pronti per partire alla Volta di Pomposa per il mio primo weekend di gara in assoluto. E sono carico a molla, io davvero non ci posso credere che questo momento sia finalmente arrivato. Obiettivo di questo fine settimana è non fare pessime figure. Speriamo, ma questo lo sapremo solamente scendendo in pista. Quindi adesso si parte, altri 700 rotti chilometri ci dividono da Ferrara e quindi andiamo. E ne approfitto per la pausa pranzo e benzina per condividere con voi una riflessione. E questo fine settimana il cronoprogramma sarà un inferno. Perché? Perché a differenza della scorsa volta abbiamo degli orari un po' più stretti. Già di per sé il cronoprogramma di gara è abbastanza stretto, cioè domenica ci sarà il briefing obbligatorio e sarà peraltro il mio primo briefing, quindi per me particolarmente importante, alle 8:30. Rispetto però alla settimana scorsa, l'albergo questa volta si trova a Ferrara, quindi a circa 40 minuti di pista. E non solo, gli orari stessi dell'albergo, in particolare la colazione, sono un attimino più scomodi, sia per la fine, cioè finisce la colazione alle 9:30, ma anche l'inizio alle 7:30 per la domenica di gara è un po' tardino, quindi sarà un po' una corsa contro il tempo, un'altra sfida da affrontare questo fine settimana, ma l'affronteremo senza alcun problema, anzi aggiunge quel pepe in più di roba interessante. Boom, benvenuti a Pomposa, ci siamo. Sono in ritardo, palesemente in ritardo, perché forse mangiare sushi prima delle prove non è stata una grande idea. Quindi, in estrema sintesi, i tempi sono molto bassi, si gira sull'1,4 di best qui, e ci sono delle condizioni meteo particolari. Ha piovuto in mattinata, adesso è umida, quindi saranno delle condizioni meteo particolari. Non è prove bagnate, vedremo domani. L'unica cosa che spero è che le condizioni meteo di oggi e di domani siano quantomeno simili, perché se no è un po' un casino che si aggiunge già alle difficoltà oggettive. Quindi andiamo e mi cambio. Ed eccoci qua, pronti, in tuta, si corre in pista. Questa volta peraltro non dovrei avere problemi con le zavorre, speriamo, quindi vado già, inizio a preparare il kart. Allora, primo turno di terminato e le difficoltà non sono poche, ma è una metodologia di guida completamente diversa. Proprio mi ci devo adattare. Best in questo momento mi è stato di 1,19, con un best di turno che è di 1,09, quindi prendo 10 secondi dal primo, però ho avuto un miglioramento molto progressivo durante il turno, quindi sono passato dal fare 1,35 a 1,19, quindi questo è un buon segno. Purtroppo appunto pago tanto l'inesperienza, tantissimo, devo molto gestire più a lungo, è molto più di controllo dell'acceleratore, soprattutto nelle curve larghe, curve che io per esempio ho preso in pieno con altre tipologie di kart. Qui mi rendo conto che invece devo proprio starci molto attento con l'acceleratore e dosare. Ho riscontrato due difficoltà in via principale, la parte vistosamente dietro, ovviamente ho girato zavorrato, controsterzare è abbastanza complicato. Altra grossa difficoltà è il giro di sterzo, cioè mi sono capitato in due curve dove il kart non riusciva a farlo girare, proprio non sterzava, andavo dritto. Credo comunque di aver beccato più o meno il trucco, la metodologia, dove posso accelerare, dove non posso accelerare. Ho già individuato dei punti dove l'acceleratore lo posso tirare giù, dei punti dove devo rilasciare, dei punti dove posso osare un po' di più, dei punti dove sono in palese difficoltà. Per esempio, la prima S della pista di Pomposa non riesco, cioè lì proprio mi trovo in palese difficoltà. Adesso ci aspettano altri due turni consecutivi, uno dietro l'altro. Quello che posso promettervi è che proverò a migliorare, proverò ad aggiustare dove mi sono reso conto che c'è margine, proverò a spingere un po' di più, proverò. Questo è quello che vi posso dire, non vi posso promettere altro. Vedremo come andranno gli altri due turni. A dopo. Ragazzi, tutto questo non era assolutamente previsto, quindi non so cosa ne uscirà fuori.
E come andate? Andate che ho spinto di più, prova 2, ho abbassato di 5 secondi il tempo, ho spinto di più, quella famosa S, la seconda S che vi ho detto poco fa, che avevo grosse difficoltà, ho capito come andarla a prendere e soprattutto ho acquisito un po' più di fiducia nel mezzo, quindi ho capito fin dove mi posso spingere io e il mezzo, ostante che credo comunque che il kart della prova 1 avesse qualche problema, perché davvero non sterzava, mentre con quelli successivi sono riuscito a sterzare molto meglio. Sono andato una volta a muro, quindi anche la mia prima volta a muro l'abbiamo inaugurata a Pomposa, non è successo nulla, sostanzialmente temo di aver sbagliato il punto di frenata, l'ho tardato un po' in quella famosa S, quella per me è giro qua, e non sono più riuscito a riprendere il kart, quindi ho visto il muro, ho detto vabbè, andiamo a muro, ma non è successo nulla, sono rientrato in pista tranquillissimamente. Ora non ho ancora visto i tempi, non li so, lei ha preso in mano il cellulare, quindi io già lo la so. Signorina che c'è dietro lo smartphone, quanto ho fatto? 1:12 i best? Sì, senza? Ah, te lo giuro, ora lo vedi, non è che è sbagliato nome, hai fatto meglio di altre due persone sotto. Ok, allora solitamente poi quando faccio i video elaboro un po', in questo momento lo sto prendendo adesso questa cosa. Di primo impatto vi dico che a me piace il fatto che sia migliorato progressivamente, quindi io sono sempre andato a migliorare sia per nei turni sia nelle singole prove. Dal primo turno praticamente di prova ho tolto 6 secondi di best. Posso migliorare? Questo lo so anche perché gli altri fanno dei tempi. Allora, ho messo un attimino a fuoco tutto quello che è successo e ho visto la tabella tempi. Sono soddisfatto. Allora, sia ben chiaro, a livello assoluto, se poi devo vedere l'assoluto, è ovvio che non sto facendo i tempi per arrivare sul podio. Sul personale sono davvero molto molto soddisfatto per due ordini di motivi. Il primo è che praticamente in mezz'ora, perché un turno è da 10 minuti, quindi nel giro di mezz'ora ho tolto 6 secondi, 6 ragazzi, 6 secondi, quindi da 1:18 di best a 1:12.7 di best, è una progressione, un miglioramento importante che non mi aspettavo francamente. Il secondo motivo per cui sono soddisfatto e abbastanza, abbastanza molto carico per domani, anche se un po' in ansia, ma adesso ci arriviamo, è la costanza. Perché 1:12.7 l'ho fatto subito dopo il mio primo miglior best. Ci ho fatto 1:12.8, poi 1:12.7. E il giro prima avevo fatto 1:13.1. Quindi c'è comunque una costanza, una progressione che mi piace. C'è un miglioramento costante. Mi sono andato a migliorare giro dopo giro. Ora, andando sul concreto, cosa ho cambiato nella guida? Quello che vi ho detto prima, cioè ho capito che con questi kart conviene andare molto più di controllo dell'acceleratore, quindi conviene andare poi a farli scorrere il più possibile, e soprattutto una volta che mi rendo conto che il kart sta completando la traiettoria, tirare giù, bisogna tirare giù l'acceleratore subito, tutto giù diretto, e farli prendere coppie velocità. Questo è quanto, adesso concentrato per domani, comunque ho un po' di ansietta, perché la cosa che mi preoccupa di più è la partenza lanciata, nel senso che in queste prove sono riuscito a stare dietro qualcuno, a starci dietro, sono riuscito a seguire la traiettoria, quindi va bene, ci sta, però la partenza lanciata mi preoccupa un po' perché non l'ho mai fatto la partenza lanciata, quindi questa cosa mi preoccupa alquanto. Però adesso road to Imola, vedrete qualcosina da questa giornata di prove, è tutto, noi ci vediamo domani. Non è suonata e quindi da che ci dovevamo alzare alle 6 ci siamo alzati alle 7:30, totalmente a caso, perché io mi sono svegliato completamente a caso, quindi pessimo modo per iniziare l'esordio,
colazione al volo, ma proprio al volissimo, e adesso in tempi forse record sto provando ad arrivare puntuale per il briefing che dovrebbe essere alle 8.30. Ma non contenti, perché dato che tutto va storto stamane, quindi si sta avverando una congiunzione astrale molto strana, per cui abbiamo tutto contro oggi. Nebbia, c'è nebbia per strada, quindi non posso nemmeno fare miracoli. Se vi state chiedendo perché non è suonata la sveglia, perché c'è stato un errore. Ieri ero talmente cotto io dello smartphone, perché ho attivato le sveglie che solitamente programmate in giornate di lavoro. Per qualche motivo ieri sera mi ha detto che la sveglia sarebbe suonata oggi, poi stamane non è suonata, perché si vede che la programmazione ha avuto la precedenza sulla programmazione della sveglia. Speriamo di arrivare puntuali per il briefing. Pessimo inizio di giornata. Addirittura il miglior tempo fatto ieri al terzo turno di prove. Wow, cioè, sicché così va bene, cioè pure che qualche decimo va bene, basta migliorare. Slip al volo dopo le Q1. Incredibilmente sono riuscito a migliorare addirittura il tempo fatto ieri durante la terza prova, quindi 1:11. L'ultimo giro, che era il giro che io stavo facendo buono, un ragazzo mi ha colpito praticamente alla terz'ultima curva, quindi capite ancora di più quanto la cosa mi possa aver pesato. È stato un contatto di gara, cioè non c'è stato nulla di malizioso, si è fermato, anzi ha rallentato per scusarsi proprio mentre era in pista alla curva successiva, e poi sceso dal kart si è avvicinato per scusarsi ulteriormente. Un contatto di gara capita, prendendo la scia ha sbagliato dove frenare, mi ha toccato e mi ha fatto perdere in giro, ma va bene così. Quindi 1:11, sono soddisfatissimo di queste Q1, soprattutto per come inizio la giornata. Qui oggi a Pomposa c'è un bel sole, quindi è molto diverso rispetto alla nebbia di stamattina, è molto diverso rispetto alla temperatura di ieri. Inizia davvero un bel sole e adesso mi preparo per le Q2, che sono tra circa mezz'oretta. Ribadisco che caricare e scaricare 27,5 kg di zavorra è complesso, è pesante. Obiettivo: arrivare a 1:10. Vediamo se già ci riesco adesso. Ci dovessi già riuscire ora, saremmo top. Diversamente, Ara, tu cosa pensi? Io non sono riuscito a scendere sotto il tempo dello scorso turno. Hai fatto 1:08. Vabbè, non ci credo. Ti giuro. Hai fatto 1:08:09. 1:08. 1:08. 1:08:09:22. Wow, ragazzi, che sorpresa. 1:08:09. 1:08:09. Non me lo aspettavo. Davvero, quando sono sceso dal kart pensavo di non aver nemmeno raggiunto il target dell'1:10, che era il target che mi ero dato ieri post prove libere, per oggi, cioè per tutta la giornata di oggi. Ho detto entro gara 2 devo arrivare a 1:10, invece sono arrivato a 1:08. Ho visto che sono fatto come sempre il miglior tempo al terz'ultimo giro, questa cosa è incredibile, e credo pure di aver capito cosa ho fatto di diverso in quel giro. Ho preso quella curva quasi del tutto piena, l'ultima S, dove secondo me perdo un po' di più, perché mi rendo conto che sul rettilineo arrivo un po' più lento degli altri, e ho accelerato prima. Dovrei partire penultimo se non ci sono cambiamenti particolari per penalità, che comunque non credo ci dovrebbero essere. Siamo in 15, non tantissimi ma nemmeno pochissimi, quindi il mio intento è quello di poter stare fuori dai guai, ovviamente per quanto riguarda me. Se poi da dietro arriva una bella bussala di quelle forti diventa un problema. Speriamo comunque di noi di poterci divertire in gara 1. Aspettative? Conservare la posizione, anche perché ho visto che l'obiettivo dei primi 10 è un quanto complesso, perché come nuovo obiettivo adesso mi sono dato 1:06, di fare un 1:06 alto, basso, mai 1:06. L'undicesimo, anzi il decimo in questo momento, gira sull'1:06 basso, 1:06:02, quindi la vedo un po' complicata, molto complicata, però io come sempre darò del mio meglio in pista. E adesso ci dovrebbero essere delle altre qualifiche e poi gara 1.
speriamo bene. E ancora prova e riprova a passare con l'angelo. Ed eccoci dopo gara 1 e gara 2. Non ho fatto il video tra gara 1 e gara 2 perché i tempi sono stati veramente molto stretti. Ne ho approfittato solamente per mangiare un boccone, per mettere a fuoco quello che è successo. Per gara 2 non ho visto ancora i tempi. Vi racconto gara 1. Sono partito 14esimo su 15. Faccio un'ottima partenza, è incredibile questa cosa. La cosa che più mi faceva paura era la partenza, ma invece proprio la partenza è andata una bomba. Solo in partenza ho recuperato 4 posizioni, mi trovavo decimo al secondo giro, curva 3. Qualcuno, poi ho rivisto la diretta al volo nella pausa tra gara 1 e gara 2, qualcuno, non sono riuscito a capire chi, mi ha proprio cannonato, mi ha proprio centrato e quindi mi sono girato come fossi una principessa che fa una piroetta e quindi mi sono passati tutti. Sono rientrato, ho iniziato a tirare come un ammazzato, davvero proprio col sangue agli occhi. Terzo ultimo giro, finalmente tolgo il gap con chi stava dinanzi a me. Nel frattempo ci sono stati altri 2 ritiri, supero il pilota davanti a me. Per poi chiudere davanti alla bandiera a scacchi al 12esimo posto, quindi P14, P12 per gara 1. Gara 2 invece, post pranzo, scendo in pista, la partenza purtroppo non riesco a replicare quello che avevo fatto in gara 1, non vedo il semaforo spegnersi, parto diciamo maluccio, ma non così male perché comunque quello dietro di me lo tengo sempre bello, bello a bada, mi sentivo bello carico fin quando non ho fatto io la cavolata. Erroraccio mio, me ne sono reso conto, praticamente in fondo al dritto, subito in fondo al dritto, ho tirato una frenata troppo potente. Il kart si è girato, non chiedetemi come cosa abbia fatto, è stato certamente un errore di inesperienza, perché quello è esperienza. Il testacona mi fa perdere quelli davanti, purtroppo. Continuo la mia gara, provo a dare il tutto per tutto, ancora non ho visto i tempi, però dovrei aver rifatto sempre quell'1.8, non sono riuscito ad andare più in basso, quindi il risultato dell'1.06 non è stato raggiunto, ma sono davvero molto contento di questo mio primo weekend di gara, ragazzi, il mio primo weekend di debutto. Non ho fatto pessima figura, che era quello che temevo di più. Sono riuscito a dire più o meno la mia. Ho visto, ho avuto proprio contezza che la sostanza c'è, serve solamente tanto allenamento. Vi ricorderete poi che a Latina vi avevo detto che avevo problemi nel tenere a bada il kart. Felice di vedere che in questa sessione invece, che in questo primo GP, questi problemi non vi dico che si sono azzerati, ma è andata molto meglio di quanto io mi potessi aspettare. Sono riuscito a controllare il kart, l'ho capito meglio, l'ho gestito molto meglio, mi sono sentito molto più sicuro sul kart, molto più a mio agio, molto più sotto controllo. Quindi dal prossimo GP, che dovrebbe essere quello di Arce, dico dovrebbe perché in questo momento sono ancora abbastanza poco lucido, e dal prossimo GP di Arce dovrei riuscire a dire maggiormente la mia, e soprattutto varieranno le sessioni. Cioè ho deciso, a parte di fare tutto in una settimana come vi ho già detto nel video delle prove che trovate qui o qui, insomma lo trovate, farò anche 2 sessioni di prove in più sul KZ, da 3 a 5. Ultima cosa prima di chiudere questi commenti a caldo, ringrazio davvero tanto lo staff ultra professionale. Quando un kart non andava sono subito intervenuti, anche nei box c'è stato qualche problemino con qualche kart, ma si sono subito attivati, sia i meccanici che lo staff tecnico e gestionale, quindi veramente top, bravissimi. E niente, ci vediamo per le considerazioni finali. Boom! Ed eccoci qui. Sono passati un paio di giorni dal termine della gara e ancora devo mettere bene a fuoco tutto quello che è successo. Perché certo che sono soddisfattissimo di come è andato il weekend, sotto tutti i punti di vista. Certo, magari non proprio l'inizio di domenica non è proprio partito benissimo, però poi si è evoluto bene. Ho visto un miglioramento progressivo di turno in turno, partendo dalle prove libere sino alle qualifiche, giro dopo giro, turno dopo turno, c'è stato un crescendo costante di miglioramento. E questo vuol dire che quello che manca sono davvero solamente i chilometri. Riesco a migliorarmi
costantemente, riesco ad adattarmi in maniera anche abbastanza veloce, quindi adesso non ho solamente l'idea, l'intenzione o anche la consapevolezza che mi servono chilometri e chilometri in pista per poter davvero dire la mia, perché la base fortunatamente c'è. Ma prima di andare ad analizzare un po' più nel dettaglio come è andato il weekend di gara, ci tengo a dire due cose. La prima sono delle scuse verso tutti i piloti che durante questo weekend mi hanno salutato, incrociato, e io magari non mi sono accorto di nulla. Ho visto alcuni video che voi non avete visto, in cui davvero sono una roba impressionante, c'è gente che mi dice cose, mi fa domande, io non sento nulla. Mi scuso davvero tantissimo se posso aver fatto l'impressione di una persona burbera o poco educata, ma davvero io già di base, quando mi concentro, mi isolo del tutto, entro in una bolla. Questo weekend è stato molto particolare perché l'esordio è qualcosa di importante, qualcosa che comunque si fa sentire. Io di base non sono una persona ansiosa, però quell'ansietta c'era e so che chi corre lo può capire benissimo, sa di cosa sto parlando. È stato un weekend divertentissimo, mi sono divertito da matti come non mai, però è stato un weekend anche bello denso, bello emozionante, pieno di concentrazione. Peraltro qualche pilota e qualcuno di voi mi ha riconosciuto come Black Arrow, cioè qualcuno mi ha fermato e mi ha detto ma tu sei Black Arrow. La cosa mi ha davvero fatto tantissimo piacere, davvero davvero tanto, è stato bello. Quindi se vi trovate a passare per il KZR o mi incrociate, mi fermate per qualunque cosa, a me fa solamente piacere, anche se a primo impatto può non sembrare così, davvero mi svoltate la giornata, quindi davvero tante grazie, grande cuore. E poi la seconda cosa che voglio dirvi è sulla diretta: la pronuncia corretta del mio cognome è Mangano, tranquilli, quindi non mi ha sostituito nessuno, ero davvero io quello in pista. Purtroppo, non essendoci gli accenti, mi capita spessissimo che il cognome venga pronunciato male, quindi tranquilli, ero io. Ho comunque detto questa cosa al bravissimo commentatore Alessio Salzano, e adesso andiamo un po' più nel merito del weekend di gara, partendo dalle qualifiche. Lascio perdere le prove perché sennò non ne usciamo più. Qualifiche che, come vi dicevo, sono state nel complesso buone, perché ho tolto parecchi secondi dalle prove. E tenete presente che il Q1 si è svolto come primo turno, pista fredda, kart freddi, insomma un bel risultato. Qui vedete tutta la tabella dei miei tempi durante il Q1, e come potete notare il miglioramento è progressivo. Lasciando perdere il primo giro di riscaldamento del kart, ho preso un attimino le misure di giornata, ma la sorpresa di weekend arriva proprio al Q2, poiché scendo dal Q1, vedo il tempo e dico va bene, ok, ci attesteremo più o meno su questo, è comunque realistico arrivare a 1.10 entro gara 2. Salgo dunque sul kart per le Q2 con questo pensiero in testa. Non so quello che succede, inizio però a spingere, ragazzi, a dare tutto me stesso. Come dico sempre, miro a dare il massimo, poi quel che viene viene. E quando scendo dal kart dopo le Q2 non mi aspettavo totalmente questo risultato, come avrete visto. Ho fatto segnare un miglior tempo di 1.8.922. Questo vuol dire che tra le Q1 e le Q2 ho tirato giù 3 secondi, che sono tanti. Sono davvero tanti, soprattutto per uno come me che sta facendo in quel momento l'esordio assoluto con questa tipologia di kart all'interno di un campionato di questo tipo. Quindi, cioè, il miglioramento è stato netto. Come vedete, inoltre, già dal quinto giro ho fatto segnare un tempo migliore rispetto alle Q1. E voi vi chiederete, cosa è cambiato? Ho cambiato le staccate. Ed arriviamo dunque alla griglia di partenza di gara 1, che vedete qui. Io parto per gara 1 dalla 14esima casella, con partenza lanciata, con il mio best di 1.8.9. Da notare che Emanuele Chetry, che è partito 13esimo dinanzi a me, ha fatto segnare un best di 1.8.3. Quindi la distanza non è
tantissima, è di circa 6 decimi, poco meno di 6 decimi, e il pilota sotto di me, Armaroli, ha fatto segnare invece un best di 1.93. La partenza, come vi ho detto, è andata inaspettatamente bene. Sono partito molto bene, ho recuperato dalla sola partenza ben 4 posizioni, sono arrivato al termine del primo giro in decima posizione, salvo poi essere cannonato all'inizio del secondo giro. Mi sento proprio una botta da dietro che mi fa girare e mi fa finire purtroppo in fondo alla classifica. Da lì, ragazzi, ho tirato come se non ci fosse un domani e ho spinto al massimo il kart, andando anche ben oltre quelle che sono, che erano le mie capacità in quel momento, e sono riuscito, sesto, settimo giro, a recuperare fortunatamente una posizione. Durante la gara ci sono stati 2 ritiri, quindi sono scalato di altre 2 posizioni, terminando dunque gara 1 in 12ª posizione. Quindi comunque alla fine ho guadagnato 2 posizioni, dalla 14ª di partenza alla 12ª, quindi sono uscito da gara 1 molto soddisfatto, contento. Certo, ci sono stati 2 ritiri di mezzo, però diciamo che, volendola vedere nel peggiore dei modi, ho comunque mantenuto la posizione dopo un fuoripista, quindi assolutamente per una gara che dura 10 giri non è affatto male come prestazione. Come vedete, inoltre, dai tempi mi sono mantenuto in maniera abbastanza costante, migliorando addirittura il tempo di qualifica. Andiamo dunque a gara 2. Gara 2 arrivo praticamente cotto, perché la stanchezza, nonostante l'adrenalina in corpo iniziava a farsi sentire, è stato il mio primo weekend di gara, peraltro un weekend che va oltre la pista, cioè nel senso che arrivavo più di 800 km sulle spalle, l'emozione, l'ansia, insomma, bello carico. Faccio un pranzo al volo, perché gara 2 era la prima gara del pomeriggio post pausa, quindi si è svolta alle 14.15 e poi dritto in pista. Tenete presente che durante il weekend di gara, giustamente, ogni pilota deve badare al proprio cartello, quello, vabbè, diciamo, è poco nulla, ma la cosa molto più pesante invece sono le zavorre. Quindi nel mio caso, poi, che devo montare 27,5 kg di zavorra, la cosa si fa sentire, perché prendi 27,5 kg, caricali sul kart, scaricali a fine turno. Ecco, fare questo durante tutta la giornata in Q1, Q2, gara 1 e gara 2, e il giorno prima durante tutte le prove, vi posso assicurare che non è una passeggiata. Per una prima volta, diciamo che poi il corpo un attimino si fa sentire, ma di questo me ne frego, scendo comunque in pista con l'idea di dover fare meglio. Si parte dunque per la seconda partenza lanciata di giornata, partenza che non va benissimo, non va come avrei voluto, infatti perdo già qualche posizione in partenza, anche se c'è da specificare che partivo 12esimo, ma nelle ultime 2 posizioni c'erano 2 piloti di razza, cioè 2 piloti che si erano ritirati in gara 1, ma che hanno la loro dose di esperienza, capacità e bravura, e quindi sono partiti a razzo, sono volati via. Tutto questo poi è stato condito da un mio stupido errore all'inizio del secondo giro. Praticamente il secondo giro per me in questo weekend è stato maledetto, tuttavia anche in questo caso, dopo qualche giro, sono riuscito a recuperare Armaroli e dunque ho concluso la mia gara in 13esima posizione. Come vedrete adesso dai tempi, a metà gara in poi, più o meno dal sesto, settimo giro, ho deciso che non era sensato prendersi altri rischi, perché dietro non vedevo più il pilota che avevo superato, davanti non vedevo più nessuno, quindi il mio unico obiettivo a quel punto è stato non farmi doppiare. Quando sei in gara 2 con quello stato fisico, non ha proprio senso, secondo me, prendersi dei rischi quando davanti non vedi nessuno. Questa è la classifica finale di gara 2. Come vedete, non sono riuscito a migliorare il mio miglior tempo, ma come vedete anche in basso ci sono state delle penalità che tuttavia per me non hanno cambiato sostanzialmente nulla. In 13esima posizione sono finito, in 13esima posizione sono rimasto anche dopo le penalità. Ma quindi, in sostanza, come è finita la gara? Perché io so che è questo che vi state chiedendo, soprattutto dopo il post su Instagram in cui vi ho detto che sono arrivato 11esimo in classifica finale
di giornata. Come è stato possibile? Come vedete, sono davvero undicesimo e già da questa classifica, così messa, potete capire il perché. La classifica finale di giornata viene fatta sommando i punteggi che si accumulano in gara 1 e in gara 2 in base al posizionamento. Ora, cos'è accaduto durante questo GP? Che alcuni piloti sono andati fuori pista, dovendosi ritirare o in gara 1 o in gara 2. Quando un pilota si ritira, si prende il punteggio fatto dall'ultimo classificato che ha avuto la bandiera a scacchi e poi eventualmente si riproporziona in relazione al numero di giri fatti se il numero di giri fatti è superiore a metà gara. Questa è dunque la classifica finale che mi porta appunto in undicesima posizione dopo aver totalizzato 37 punti in gara 1 grazie alla dodicesima posizione e 36 punti in gara 2 grazie alla tredicesima posizione. E come va invece in classifica generale? Beh, in classifica generale sono quindicesimo su 17 con un solo GP all'attivo, cioè ragazzi, è fantastico. Mi trovo sotto Riccio di 2 punti e sopra Cianci di 6. Sopra Cianci poi troviamo Prussati a 84 punti, quindi 11 punti da me. E io in questo momento non mi pongo obiettivi specifici, cioè, come ho sempre detto e lo ribadisco, il mio unico mantra è dare del mio meglio sempre. Quindi in questo momento l'unica cosa a cui realisticamente punto è raggiungere Cianci e tenere distante da me Riccio. Questo è davvero tutto per questo lunghissimo video, non so davvero quanto sia venuto questo video, non lo so ancora quantomeno. È davvero tutto, io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto. Come al solito, se avete dei commenti o di osservazioni, sentitevi liberissimi di farli qui sotto. Vi leggo e vi rispondo. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdervi nessuno dei prossimi video e di seguirmi su Instagram dove pubblico di tutto e di più. Grazie ancora a tutti coloro i quali hanno reso e stanno rendendo possibile tutto questo. Ciao!